Fiamme nel cestino del bagno, evacuati gli studenti dell'Olivetti a Fano, convocata d'urgenza una riunione per stringere il cerchio sui responsabili. I giovani non muoiono per Covid, su Fano TV la dottoressa Anna Rita Iannetti, medico di prevenzione ed esperta di pnei e di epigenetica. Al via nelle Marche la campagna vaccinale anti-influenzale, il siero potrà essere somministrato insieme al vaccino anti-Covid. Ecco la nuova giunta del sindaco Briganti, accoglie al Metauro 5 assessori e una delega a ciascun consigliere, nominata vice sindaco Anna Chiara Mascarucci. Buonasera e bentornati sul canale 17 del Digitale Terrestre per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano il principio di incendio avvenuto in un bagno dell'Istituto Olivetti nel centro storico di Fano, evacuati più di 700 studenti e il personale scolastico. Nessuno è rimasto ferito, ma ora si indaga sui responsabili. Scatta l'allarme antincendio e la scuola viene evacuata. Attimi di paura questa mattina all'Istituto Superiore Adriano Olivetti nel centro storico di Fano, dove poco prima delle 10 è iniziato ad uscire del fumo da questo bagno. Il primo ad intervenire senza pensarci due volte è stato il segretario della scuola. Nel frattempo circa 750 studenti, insegnanti e personale ATA sono stati fatti uscire nel cortile dell'edificio, poi l'arrivo tempestivo dei pompieri tra gli applausi dei ragazzi. Posto anche i carabinieri di Fano che indagano sull'accaduto. Mentre i vigili del fuoco operavano al secondo piano, gli alunni sono stati accompagnati in via Nolfi nei giardini Leopardi. Che cosa è successo questa mattina? Come vi siete accorti? E questa mattina durante la lezione abbiamo sentito tutto un tratto un allarme e abbiamo subito avvertito questo suono e abbiamo subito provveduto per evacuare dalla classe. Che tutto si è svolto in tranquillità, tutto nelle norme. Siamo scesi giù, ci hanno divisi in gruppi per mantenere un po' le distanze e poi ci hanno fatto uscire perché il cortile era troppo piccolo per mantenere sia gli alunni che i pompieri che dovevano intervenire sull'incendio, diciamo. Siete usciti dal retro o da davanti? Siamo usciti dal retro della scuola, tutto in tranquillità, sempre in ordine, mantenendo le norme Covid, diciamo. Non è stato nulla di troppo grave, ancora i pompieri stanno svolgendo il loro lavoro e speriamo facciano presto e almeno possiamo rientrare in classe. E infatti dopo circa un'ora sono rientrati. A raccontarci nel dettaglio che cosa è successo è la dirigente scolastica del Polo 3, Eleonora Augello, che è stata avvertita nell'immediato mentre era nell'altro plesso in via Caduti del Mare. Ho scoperto oggi che tecnicamente si dice c'è stato un episodio di abbruciamento, perché non è stato tecnicamente un incendio, ma io l'avrei definito volgarmente incendio. Perché un rotolo, un portarotolo che conteneva un rotolo di carta igienica è stato incendiato e ovviamente a riguardo ci saranno adesso delle indagini, perché io non so bene come funzionino queste cose, ma immagino che ci sia un'indagine, perché bisogna scoprire. In questo momento non si capisce esattamente quale sia stata la dinamica né chi possa essere stato, però io oggi stesso ho convocato una riunione straordinaria di tutti gli insegnanti che avevano l'ora, prestavano il loro servizio nelle classi, per individuare un numero di alunni che in quell'arco di tempo hanno chiesto di uscire dalla classe. Dunque, per agevolare le indagini delle forze dell'ordine, la scuola cercherà di stringere il campo d'azione e capire se si tratti di un fatto doloso o colposo, e diversi possono essere i capi d'accusa per il o i responsabili, che rischiano di essere denunciati, di dover risarcire l'istituto per i danni provocati e di subire le sanzioni disciplinari interne. La preside poi ha precisato che durante l'evacuazione, obbligatoria in questi casi, è andato tutto per il meglio.
Ha funzionato perfettamente l'allarme antincendio perché la nostra scuola è stata messa a norma durante i vari lavori straordinari che la provincia ha fatto, quindi è una cosa molto complessa perché nel momento in cui scatta l'allarme le porte REI, che sono quelle tagliafuoco, si chiudono automaticamente, quindi tutte queste cose hanno funzionato, così come ha funzionato il piano di evacuazione, quindi questo è l'unico dato positivo, diciamo, anziché verificarlo attraverso un'esercitazione, l'abbiamo verificato attraverso un caso pratico che avremmo preferito evitare chiaramente, ma almeno da questo punto di vista capiamo che funziona tutto il sistema, il meccanismo. E ieri i poliziotti della squadra mobile sezione antidroga della questura di Ancona hanno smaltito oltre mezza tonnellata di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana sequestrati a diversi spacciatori nel triennio 2018-2020. Gli agenti che hanno agito su ordine del tribunale hanno scortato un veicolo speciale contenente il grosso carico di droga fino alla sede di uno dei forni ad alta combustione presenti sul territorio e con l'ausilio del personale specializzato hanno caricato la bocca del bruciatore con centinaia di panetti che subito dopo sono stati distrutti mediante combustione. Ed ora l'aggiornamento sul Covid. Sono 104 i positivi tra le nuove diagnosi riscontrati nelle ultime 24 ore nelle Marche. In testa per numero di contagi c'è la provincia di Macerata con 31 nuovi casi, mentre in quella di Pesaro Urbino se ne contano 18. I ricoveri negli ospedali della regione sono 2 in più rispetto a ieri per un totale di 56. Cala leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale di 2 quello dei degenti in semi-intensiva. Non sono stati comunicati decessi legati al coronavirus in quest'ultima giornata. Ed è partita oggi nelle Marche la campagna vaccinale anti-influenzale. Il siero potrà essere somministrato nella stessa seduta del vaccino anti-Covid. Il vaccino contro il Covid si potrà somministrare insieme a quello anti-influenzale. Dopo il via libera del Ministero della Salute, oggi anche la Regione Marche ha dato notizie sulla doppia somministrazione in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza. In quest'ultimo caso, come spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il vaccino sarà somministrato su base volontaria alle persone con età pari o superiore a 65 anni, con particolare riferimento alla categoria over 75. Dai primi di novembre poi il vaccino sarà disponibile per tutte le altre categorie, i residenti di strutture per anziani e lungodegenza, le persone ad alto rischio di complicanze o di ricoveri ospedalieri correlati all'influenza. La vaccinazione è consigliata anche per familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo ed altre categorie di lavoratori, compresi gli operatori sanitari. Come l'anno scorso, a causa del permanere dell'emergenza Covid-19, per facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, il vaccino anti-influenzale è raccomandato, spiega la Regione, anche nella fascia d'età 60-64 anni e nei bambini nella fascia d'età 6 mesi-6 anni. Il siero può essere somministrato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Inoltre i servizi igiene e sanità pubblica collaboreranno alle attività e il vaccino potrà essere somministrato anche negli hub in concomitanza con la vaccinazione anti-Covid. È infatti possibile somministrarli entrambi nella stessa seduta vaccinale. E adesso vi facciamo sentire le dichiarazioni rilasciate da un medico di prevenzione che è contrario alla somministrazione del vaccino anti-Covid ai giovani. Sentiamo perché. I giovani non muoiono per Covid. A dichiararlo è Annarita Iannetti, medico di prevenzione ed esperta di pnei e di epigenetica. La dottoressa, residente a Pescara, ha esposto su Fano TV il suo pensiero in merito alle norme anticontagio imposte in Italia, al virus e alla vaccinazione sulla popolazione giovanile. Quindi non si muore per Covid, né ci si ammala da 0 a 20 anni. E poi anche oltre, perché diciamo comincia ad essere significativa sia l'essere malati che la letalità oltre il 50° anno di età. Quindi tutta la fascia dei giovani non è colpito in maniera particolare da questa infezione e soprattutto non muoiono per questa infezione. E quindi i casi di morte che abbiamo visto, letto anche sui quotidiani, secondo lei da che cosa derivano? Qual è la causa? Prima cosa, sono il numero veramente risibile rispetto poi al discorso della popolazione totale e poi erano tutte persone che avevano comorbidità gravi, quindi erano malati già di altro e chiaramente
Questa è una malattia che va ad aggravare gli stati precedenti di patologia e quindi ci sono stati certamente alcuni morti. Ma il sistema immunitario della fascia di età 0-20 anni, prosegue la Iannetti, fa sì che in una persona che non ha malattie sia capace di spegnere l'infezione per conto proprio senza alcun tipo di intervento. In base all'esperienza di questi ultimi mesi, la trasmissione virale tra i giovani e dai giovani verso gli adulti presenta percentuali bassissime. Perché tanta preoccupazione? Qui si fanno degli interventi molto pesanti sulla popolazione, su previsione, non sui dati reali. Noi abbiamo che i malati sono contagiati a casa, dentro le metropolitane non si contagia nessuno nonostante la ressa, non si contagia nessuno nelle manifestazioni di 100.000 persone senza mascherina e con gli abbracci. Eppure si continuano a dare indicazioni di distanziamento sociale, di mascherine a scuola immotivatamente, cioè una follia dei governanti e anche una follia della popolazione che non ben documentata rispetto agli eventi reali si preoccupa di cose che sono immaginarie. Secondo il medico, quindi, le misure imposte dal governo sono spropositate e le regole, ha spiegato la dottoressa, hanno ridotto la popolazione che ha creduto di dover seguire quei comportamenti, perché sono proprio le persone che si ammalano più facilmente. Perché la mascherina dà un problema sia di ossigenazione che di sovrainfezione proprio dovuta alla mascherina che fa da terreno di coltura dei patogeni. E poi c'è il problema emozionale. L'apnea è una scienza, ci dice che il tono dell'umore regola la risposta immunitaria. Quindi quando una persona è nel terrore, ha praticamente annullata la capacità di difesa naturale. Capite bene che quindi non solo non è stato a costo zero il fatto di avere avuto queste imposizioni, è stato un ammalamento maggiore della popolazione. Secondo alcuni studi, ma anche secondo alcuni esperti del settore, i rischi della vaccinazione per bambini e giovani superano i benefici e sono stati riscontrati infatti anche diversi casi di effetti avversi. Qual è la sua opinione in merito? Che pensare, anche soltanto pensare di vaccinare un ragazzo e ancora peggio un bambino è un crimine, è un crimine, è semplicemente un crimine. Salgono a 42 i comuni con meno di 20.000 abitanti che beneficiano dei contributi della Regione Marche diretti a sviluppare le ciclabili per un investimento complessivo di 1.300.000 euro. Ad annunciarlo è l'assessore Francesco Baldelli. Nel dettaglio sono stati destinati ulteriori 500.000 euro che consentono di cofinanziare altri 6 progetti presentati da 14 comuni, tra cui Cagli in aggregazione con Cantiano. A loro sono stati riconosciuti 70.000 euro per realizzare un itinerario ciclopedonale di collegamento tra i due capoluoghi lungo la via Flaminia e per disegnare una strada cicloturistica sul Monte Petrano. Invece il neo sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, ha segnato le deleghe ad assessori e consiglieri. Il vice sindaco sarà Miss Preferenze, Anna Chiara Mascarucci. 5 assessori e una delega a ciascun consigliere. Il primo cittadino di Colli al Metauro, Pietro Briganti, che nell'appuntamento con le urne del 3 e 4 ottobre aveva vinto ottenendo più del 63% dei consensi, ha scelto la squadra di governo che lo accompagnerà per i prossimi 5 anni. Ad Anna Chiara Mascarucci le di preferenze vanno tra le altre le deleghe ai servizi sociali, pubblica istruzione e pari opportunità. A Emanuela Primavera, assessore anche nella precedente legislatura, vanno il bilancio, i tributi e la promozione del territorio. Invece il patrimonio, le manutenzioni e il decoro urbano sono stati assegnati a Marco Bargnesi. Fabrizio Sanchioni poi gestirà la sicurezza, la viabilità e i servizi cimiteriali, mentre Francesco Taddei la cultura, la polizia locale e le attività produttive. Infine, il sindaco terrà per sé le deleghe al personale, all'urbanistica e alle opere pubbliche. Il criterio innanzitutto è stato quello che abbiamo anche anticipato durante la formazione del gruppo stesso, di attribuire a tutti i consiglieri, qualora fossero stati poi eletti, una delega proprio per avere un coinvolgimento di tutti e anche una distribuzione di quelli che fossero gli oneri e i compiti in capo a tutti i consiglieri. Quindi avremo 5 assessori e con ulteriori 6 consiglieri con deleghe, consiglieri delegati appunto.
Ecco, vice sindaco e presidente del Consiglio Comunale? Il vice sindaco sarà per acclamazione popolare Anna Chiara Mascarucci, che ricordiamo che ha ricevuto ben 740 preferenze, quindi un numero importante che fa capire bene quale sia l'attestazione di questa ragazza sul territorio. Mentre per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, sarà eletto a votazione la sera del Consiglio, che si terrà venerdì prossimo alle ore 8.30 presso l'ex municipio di Montemaggiore, nella sala consigliare. Ai consiglieri quali delega ha lasciato? Ai consiglieri delegati ho lasciato la sanità, le politiche giovanili, la valorizzazione dei borghi, i gemellaggi e rapporti istituzionali, lo sport e l'ambiente. Anna Chiara, da assessora a vice sindaco, una grande responsabilità. Sì, abbastanza. Ringrazio Pietro, il sindaco, che mi ha dato questa possibilità, e anche i cittadini che mi hanno dato fiducia votandomi. E sono state attribuite anche tante deleghe, su che cosa punterete? Sì, come amministrazione abbiamo sempre puntato per quanto riguarda le politiche sociali, abbiamo strutturato inizialmente, appena ci siamo insediati, l'ufficio dei servizi sociali, dove avevamo solo due persone a tempo indeterminato, adesso ne abbiamo cinque, di cui tre a tempo indeterminato e due a tempo determinato. Sarà nostra intenzione continuare a proseguire il lavoro che abbiamo svolto in questi 4 anni. A fine mese uscirà anche la domanda per i buoni spesa. Anche la Lega Fano interviene sull'esclusione della società Futsal Olimpia Cucurano dalla palestra Biagioni, per la quale, si ricorda in una nota, il presidente Franco Biagioli ha portato avanti per decenni numerose attività al suo interno, investendo più di 150.000 euro negli impianti sportivi. I consiglieri hanno deciso di presentare una interpellanza in Consiglio Comunale per fare luce sulla vicenda e per chiarire la posizione rivestita dal consigliere del PD Enrico Nicolelli, coinvolto nell'attività dell'Olimpia Ginnastica Cucurano, prosegue la nota, è gestore dell'impianto che percepisce annualmente fondi comunali. A quanto detto a mezzo stampa dall'assessore, prosegue la Lega, sembra che gli sia stata promessa la gestione della nuova palestra della scuola di Cucurano Carrara come mediazione per tenere le acque calme, ma agli atti non ci risulta nessun bando di gestione aperto. Se così fosse, hanno concluso i consiglieri, ci sarebbero diversi illeciti. Cambiamo argomento. Educare i bambini al rispetto dell'ambiente tramite lezioni in classe e pulizia della città. È l'obiettivo di Puliamo il Mondo, l'iniziativa che punta a sensibilizzare le famiglie e gli studenti di 5 istituti fanesi che hanno aderito al progetto. Servizio di Letizia Marchionni. Un piccolo gesto fatto dai bambini per migliorare il mondo. Con queste parole Pamela Canestro, rappresentante di Lega Ambiente Fano, descrive l'iniziativa Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello internazionale. Il progetto coinvolge 5 istituti fanesi, le primarie Gentile, Corridoni, Raggi e Montessori e la scuola media Gandiglio. Oltre 300 bambini hanno preso parte all'iniziativa, che comprende 2 fasi. Prima, le lezioni di educazione ambientale nelle aule scolastiche e poi la raccolta dei rifiuti nei parchi limitrofi. A tale scopo ASET S.p.A. ha messo a disposizione 200 kit base realizzati da Lega Ambiente, ognuno dei quali contenente guanti, pettorine, cappellini, materiale informativo e copertura assicurativa. I bambini possano capire e quello che facciamo gli possa restare, anche per non solo un'educazione personale ma anche a livello familiare, quindi che i bambini portino all'interno della famiglia quello che gli abbiamo provato perlomeno ad insegnarli, e quindi come si fa per esempio la differenziata, il giusto modo di fare la differenziata. E quest'anno è stata molto più sentita, anche perché c'è una rivoluzione verde in corso, quindi sicuramente anche i ragazzi si sono accorti di questa cosa, e tutti questi fattori fanno sì che queste azioni vengano molto più sentite, non meno il Covid, che sicuramente ci ha frenato molto di più l'anno scorso. Abbiamo puntato molto sui bambini perché appunto loro sono il futuro di questo pianeta, quindi sono loro che porteranno avanti queste buone pratiche. Messo in campo grazie al lavoro di squadra fatto da ASET S.p.A., dal Circolo Legambiente Fano, IDEFIX, che ne hanno organizzato e strutturato il programma nella Città della Fortuna, e dal Comune di Fano, il progetto punta a sensibilizzare gli studenti ed a liberare dai rifiuti e dall'incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge della città. Ho avuto occasione di partecipare almeno a alcuni di questi eventi, che la risposta dei ragazzi è stata veramente importante, di attenzione e anche di un contributo in termini di prospettive, perché abbiamo visto che sono molto attenti e hanno, come dire, un approccio fattivo e collaborativo.
speriamo in loro anche per migliorare quelli che sono sì dei risultati molto buoni, ma che necessitano per il futuro di ulteriore attenzione e di ulteriori miglioramenti. Puliamo il Mondo è sicuramente un'iniziativa che vuole promuovere la cultura del rispetto, oltre che dell'appartenenza proprio dei luoghi in cui viviamo e del benessere. Sono processi di crescita importanti. Ognuno di noi preservi l'ambiente. È importante che ognuno di noi pulisca il mondo ogni giorno. Il centro di raccolta differenziata di Fano, situato in Via dei Platani, resterà chiuso dal 25 ottobre al 1 novembre a causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Lo comunica ASET SPA, la quale fa sapere che durante il periodo dell'intervento si potrà comunque fare affidamento sul centro di raccolta differenziata di Colli al Metauro. Maggiori dettagli li troverete sul nostro sito occhioalanotizia.it. Sabato 23 ottobre, Cupra Montana, in provincia di Ancona, diventerà capitale dei dialetti marchigiani con l'evento Il Massaccio. A rappresentare la provincia di Pesaro Urbino sarà il Fanese e il Viogrilli. L'iniziativa si svolgerà dalle 17 alle ore 19 nella Sala del Torchio, nel complesso Musei in Grotta. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti voi.